Il tema della prevenzione e della cura delle demenze, in particolare della malattia di Alzheimer, costituisce un'emergenza sociale nazionale, ma dalle dimensioni particolarmente estese anche nell'Lunigiano. È per questo che la Fondazione Opere Pie di Codogno ha deciso di affrontarlo con un progetto articolato presentato nella sede della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi. Come si articola il progetto? Il progetto della Fondazione come comunità amica della demenza si articola in alcune azioni, si tratta di un'implementazione di queste azioni, poi la struttura sarà in grado autonomamente di sostenerle nel tempo, mentre in questa fase di implementazione è stato necessario predisporre un progetto e avere il contributo della Fondazione Comunitaria di Lodi e anche della comunità locale. Si articola in alcune azioni che sono la prevenzione e la collaborazione in una fase, diciamo, di cura antecedente al ricovero dei soggetti con demenza nel nucleo Alzheimer della casa di riposo, fatta attraverso consulenze di specialisti, poi attraverso l'attivazione di uno sportello di orientamento per le famiglie che si trovano a dover gestire la fase di propri cari con una fase iniziale dell'Alzheimer e uno sportello che è anche di supporto psicologico oltre che di orientamento. Quindi assolutamente di supporto alle famiglie. E poi una serie di incontri tematici di informazione sulla demenza che culmineranno con un convegno. Questi incontri tematici a beneficio della popolazione, quindi organizzati all'esterno dell'ente. Da ultimo, all'interno del nostro nucleo Alzheimer, con la creazione di un sistema di intelligenza artificiale e di monitoraggio informatico degli ospiti, per monitorarli e verificare la possibilità di migliorare il loro stato e cercare di dare un supporto alla situazione di malessere che queste persone vivono. Quali le finalità complessive? Finalità complessiva è quella di presidiare il percorso di cura del soggetto con demenza sin dalle prime fasi. E poi, quindi, quando ancora in famiglia, dando queste consulenze, quindi a livello preventivo, e poi via via, quindi con l'individuazione delle soluzioni più appropriate attraverso lo sportello orientativo, e poi fino al ricovero, quando non c'è altra soluzione, al ricovero all'interno del nucleo Alzheimer. Quindi si presidia tutto il percorso di cura dell'anziano e poi si fa attività di comunicazione per un tema così drammaticamente presente, lo dicono i numeri, all'interno della nostra comunità, proprio anche della comunità lodigiana.